La Corte sportiva d'appello ha respinto, come vediamo da comunicato ufficiale, ha respinto il ricorso del Sassuolo circa la decisione del giudice sportivo di dare lo 0-3 a tavolino a favore del Pescara, dunque confermato il risultato proprio definito dal giudice sportivo di 0-3. Il Pescara in questo modo resta a quota 6 punti in classifica, dicevamo una vicenda che è quasi definitivamente chiusa. In realtà c'è un terzo grado, vedremo se il Sassuolo vorrà fare ricorso presso il CONI, una vicenda che ruota proprio di fronte a questo giocatore, intorno a questo giocatore, l'ex Antonino Ragusa, che non poteva essere schierato perché, secondo quanto detto dal giudice sportivo, non era arrivata la PEC, la comunicazione dunque ufficiale alla Lega del tesseramento del giocatore che era stato prelevato dal Cesena. Dunque respinto il ricorso del Sassuolo, restano i 3 punti al Pescara. Ci sono anche le dichiarazioni del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che dice: non c'è da parte nostra nessuna soddisfazione, ma solo la consapevolezza di avere visto rispettate le regole. Se ci sono delle regole, aggiunge sempre Sebastiani, è giusto che vengano rispettate. Questo pronunciamento conferma che evidentemente la regola non è stata rispettata. Dispiace per il Sassuolo, ma io mi sarei comportato in modo diverso, ammettendo l'errore. Poi si può discutere la norma, giusta o sbagliata che sia, oggi è questa: se si decide di partecipare a un gioco è doveroso rispettare le regole.